svolazzano farfalle su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, è da un po' che non svolazzano farfalle sul canale ed è da tanto che proviamo nuove tecniche che sarebbe bellissimo declinare con le mie farfalle per arricchire la mia parete che prima o poi comporrò quando avrò finito tutte le farfalle. E allora, oggi farfalle a penna. Il 2018 è stato un anno pieno di penne e allora andiamo a declinare penne sulle nostre farfalle. Spostiamoci di là e andiamo a vedere Ombretta le farfalle. Come le fa? Ed ecco l'occorrente per creare la nostra farfalle con la penna. Allora, innanzitutto delle penne a inchiostro. Io prendo dei sceglierò tra queste le penne che non sono solubili in acqua, quindi water resistant, è scritto così di solito sulla confezione, i permanenti per intenderci, perché dopo questo disegno avrà un'evoluzione in un successivo video. E le penne per intenderci sono queste con punte diversificate. Io qua le Staedtler, queste con il feltrino in punta. Carta, una carta bella liscia per illustrazione, come vedete in copertina qua è anche indicato, no? Un disegno molto liscio a penna. Io scelgo la Fabriano Bristol, con cui mi trovo divinamente. È un album dalle caratteristiche eccezionali perché trattiene il segno della matita, ma se siete leggeri al passaggio di gomma scompare totalmente, pur essendo una carta di un bianco spettacolare. È un liscio fenomenale, molto compatto, che prende l'inchiostro ma sembra che quasi lo lasci in superficie. È una cosa un po' particolare questa carta. Una matita molto secca, quindi un H3, una gommina. Cominciamo subito. Se io avessi fatto questo disegno da sola avrei semplicemente fatto il disegno a penna, ma siccome devo spiegare e quindi la mia concentrazione sarà altalenante, la mia concentrazione sul disegno, io sarò passibile di errore, di distrazione, perché se devo parlarvi sarò disattenta al disegno. Ve lo dico sempre, per disegnare bisogna stare assolutamente in silenzio. E allora volevo fare un quadro con le tipiche tre farfalle tipo da collezione, e allora cominciamo subito. Innanzitutto prenderò il centro del mio foglio. Il mio foglio è 21 cm, quindi il centro si trova situato al 10 e mezzo. Traccio una linea leggerissima che mi permetterà di far stare le mie farfalle al centro e mantenere così una certa simmetria. Quindi prendere anche dei margini da non valicare, io li prenderò di 2 cm circa, margine superiore e inferiore. Questo serve proprio per la pulizia della composizione. Quindi vediamo quanto c'è rimasto in altezza, quindi c'è rimasto 26 cm scarsi, 25,7, dividiamo per 3, quindi facciamo 8 cm e mezzo nella parte superiore, 8 cm e mezzo nella parte inferiore, e così avremo in pratica 3 settori all'interno dei quali iscrivere le varie farfalle. Iniziamo subito e inizio a prospettare un pochettino quella che voglio sia la forma delle mie farfalle. E una volta fatta mezza, faccio l'altra mezza pressoché uguale. Arrivati a questo punto, decido di sistemare l'interno della mia farfalla e quindi di fare delle linee che ne caratterizzino la forma. Adesso all'interno dell'ala divido dei settori, 1, 2, decrescenti, 3, 4, 5, 6, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ondulo leggermente l'ala
E poi anche qui ovviamente comincio a tracciare delle gocce che mi segnino un pochettino l'andamento dell'ala. Solo che queste, invece di farlo andare verso l'esterno, le farò andare così verso l'interno. Voilà. Bene, stabilito il corpo, passo a disegnarne un'altra. Ora è inutile che vi tenga qui, mi vedrete andare in maniera più spedita. Per disegnare le varie farfalle, di cosa terrò conto? Della lunghezza del corpo, e quindi le centrerò rispetto a ciascuno dei loro contenitori. Secondo poi, nella divisione degli spazi rimarrò sempre un po' stilisticamente geometrica, perché quegli spazi poi mi serve riempirli con dei disegnini, quindi devo avere proprio gli spazi per poterli fare, non andrò a fare degli spazi troppo minuti. Quindi continuiamo. La seconda farfalla ho scelto uno stile un po' più liberty. Adesso vediamo la terza cosa ne verrà fuori. Per la terza, con una 005 definisco tutti i contorni esterni delle mie farfalle. In questo momento a me interessa avere ben chiaro il perimetro proprio dell'area che devo disegnare e fissare in maniera netta, ma nello stesso tempo fluida, quelle che sono le parti del mio disegno. Proprio per questo non ci sarà nessun problema se poi avrò dei ripensamenti, perché i miei ripensamenti potrò camuffarli, per esempio qui ci sarà sicuramente un ripensamento, potrò camuffarlo con il disegno. Perfetto, qui ho voluto entrare dentro gli occhielli per avere maggior chiarezza di quello che devo fare. Adesso comincio a stabilire quelle che sono le aree da dividere. Cosa intendo? Sono aree da dividere perché si differenzieranno per disegno rispetto al resto. Quindi poi anche queste, sicuramente queste, stessa cosa farò anche nella parte inferiore. Fatto questo, definisco altri ambiti, per intenderci, all'interno di ognuna di queste gocce traccio delle gocce più piccole, poi deciderò se colorare l'interno o l'esterno. Ok, nella prima, come vedete, ho definito diversi spazi, poi se voglio posso anche definirne di altri, tipo, oppure posso aspettare la fase di decorazione per spingermi così a particolareggiare il tutto. Questo come preferite voi. Oramai io finisco. Perché questa tecnica mi piace? Perché è una tecnica molto libera in cui posso andare a riempire gli spazi a mio piacimento. Quindi comincerò con il riempire un po' come mi va. Tutto quello che ho a disposizione come spazio bianco. Quindi in questo senso diventa una tecnica un po' zentangle, perché io vado a inserire tutto ciò che voglio dove voglio. Per fare questi decori, mi raccomando, usate una penna molto sottile, una 0,05 è l'ideale. Vado prima a riempire tutto con le lineette, lì dove voglio che ci siano lineette. Nel fare i trattini, mi raccomando, non fate i tratti trascinati. Cosa sono quei tratti trascinati? I tratti dove voi
fate questo lavoro qua. Vi faccio vedere. Cominciate a tratteggiare e poi tornate indietro questi qua con la sbavatura della penna. Alzate sempre, tratto, alzare, perché il tratto trascinato indietro dà un senso di disordine. Con una penna più grossa, tipo una 07, faccio tutti i segni che voglio siano assolutamente neri. A questo punto aspetto un pochino e comincio a inserire l'ombreggiatura. Come la inserisco l'ombreggiatura? A penna, con un puntinato. E allora vi faccio vedere dettagliatamente questa parte qui. Ho scelto questa farfalla che ho trovato proprio su internet, non so dove, perché è una farfalla che ho conservata davvero da tantissimo tempo, proprio perché aveva una bella ombreggiatura. E voglio farvela vedere da questa parte. Come si fa? Si cominciano a fare dei puntini piccoli piccoli, uno accanto all'altro, proprio qui in prossimità dei posti che vogliamo ombreggiare. I puntini devono avere tutti la stessa pressione e devono essere dati anche abbastanza ordinatamente. E quindi riempirò tutta questa zona ben bene. Ok, una volta ombreggiata in maniera fitta la parte proprio vicina, comincio a diradare i puntini. Allontanando i puntini sempre di più l'uno dagli altri. Ok? Facciamo questo in ogni sezione. Continuiamo così a degradare tutto il nostro chiaroscuro a puntini. Stessa cosa faremo anche per quanto concerne la mi interrompo un attimo così poi procedo e non mi interrompo più. Per quanto concerne l'ombreggiatura, noi sappiamo che per far venire bene la farfalla quello che dobbiamo fare è ombreggiare leggermente alcuni punti. Anche qui fuori dalla farfalla dovrò fare l'ombra portata con i puntini. Anche qui non tergiversate troppo con la posa della penna, perché per essere uguali i puntini devono essere dati tutti con lo stesso tono di picchiettamento, perché se voi tergiversate di più sul foglio l'inchiostro esce in maniera più abbondante e quindi macchia maggiormente il vostro foglio. Vi assicuro che è divertentissimo. Cosa diversa per quanto concerne l'ombreggiatura? Qua dovete essere più scaltri, dare dei puntini a confine, ok? E poi riempire in maniera molto sottile e diradata. E allora facciamo la stessa cosa anche qua. Avete visto come sto facendo, quindi non avete più bisogno, né io ho bisogno, della linea guida a matita. Quindi adesso alleggerisco tutto togliendo la matita e continuando assolutamente a riempire gli spazi così a mano libera. Ora vi faccio vedere in dettaglio le ombreggiature, quanto vengono belle rese con i puntini.
Voilà, adesso continuo a riempire, vedete qui ho distanziato abbastanza i puntini pur essendo belli cadenzati in maniera uniforme, vedete? Sembra proprio una leggera ombreggiatura. Adesso continuo a riempire i miei spazi, faccio tutte le lineette qua, riprendo tutti i puntini anche da questa parte e ci vediamo alla fine del lavoro. Come vedete, sto intensificando la puntinatura dell'ombra, però la vedete è molto più leggera di questa, eppure è abbastanza fitta, non so se riuscite a vederla, vi avvicino ulteriormente. Bene, perché tutto ciò? Perché io poggio meno la penna, in pratica è il dosaggio della pressione a fare le differenze di tono, quindi la punta è sempre la stessa, l'esser fitto dei puntini rimane il medesimo. Però cambia sostanzialmente la forza con cui io poggio la punta e quindi cambia anche la cromia della stessa penna. Dovete molto allenarvi su questo. La differenza poi non soltanto sta nella cromia, ma poggiando di meno vengono automaticamente dei puntini più piccolini e quindi il grigio risulta meno intenso. Benissimo, concluse tutte le ombre, direi che il nostro primo lavoro è concluso, la farfalla superiore. Le altre le faremo sì con tecnica a penne, ma con tecniche miste o altre tecniche di immissione, quindi per andare con ordine preferisco finire qui il video, lo chiamerò farfalla ad inchiostro con ombreggiatura puntinato in modo che voi possiate vedere come si immette questo tipo di ombreggiatura. Nelle altre vedremo altre tecniche, quindi vi lascio le foto della nostra farfalla e noi ci vediamo subito dopo le foto, senza dimenticare che lunedì alle 14 potrete vedermi su TV2000 nella trasmissione di Paola Saluzzi, L'ora solare, insieme a Gabriele per raccontare la nostra bellissima storia d'amore. Quindi se volete sapere un po' di più di me, seguitemi anche lì lunedì alle ore 14 all'ora solare su TV2000, canale 28. Bene, ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Che belle le nostre farfalle! Sbizzarritevi a creare con le penne le farfalle che più preferite. Mi raccomando, fate le vostre, fatele come le preferite e poi postatemele tutte sulla pagina Facebook di Arte per Te. Vi lascio il link qui sotto. Lasciatemi anche, mentre ci siete, un bel pollice in su svolazzante, una condivisione sulle vostre pagine Facebook e l'appuntamento è sempre qui per il nostro prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Alla prossima! Ciao!